Nuova foto incastra Soleil, ecco cosa ha fatto dopo la puntata del GF VIP foto, video. Nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, Soleil Sorghi ha lasciato il fidanzato, ormai ex, Luca Onestini attraverso una lettera, letta in parte in diretta, nella quale scriveva di sentirsi diffamata, offesa, non rispettata, di non averlo mai tradito e per tutti questi motivi lo lasciava. Eppure ad inchiodare l'ex fidanzata di Luca Onestini, confermando il suo flirt con Marco Cartasegna, potrebbe essere stata una foto pubblicata da Soleil Sorghi sul suo profilo Instagram. A supporre ciò è stata Federica Beninca, ex ragazza di Cartasegna che, tornata a Pomeriggio 5, ha svelato qualcosa che pochi, oltre a lei, avrebbero potuto notare. L'ultima foto postata da Soleil su Instagram è stata scattata nella casa di Marco a Milano. Ricordo bene l'ingresso, ha detto alla D'Ursola Beninca riferendosi ad uno scatto dei piedi della Sorghi su un tappeto di pelle animale, con la scritta bla, bla, bla. Era stata la stessa Beninca, giorni fa, ad annunciare nel salotto di Canale 5 il possibile flirt tra Cartasegna e Sorghi. A far sorgere in lei questo dubbio erano stati degli atteggiamenti di entrambi e, soprattutto, il sesto senso femminile, il loro silenzio, il loro muoversi, il loro nascondersi mi aveva fatto tanto pensare, aveva spiegato Federica a Barbara D'Urso, il mio è stato semplice sesto senso. Ed ora è la stessa Beninca a svelare nuovi risvolti sulla possibile relazione tra il nuovo tutor di Detto Fatto e l'ex fidanzata di Onestini. Davvero Soleil Sorghi avrà montato tutto, lettera in particolare, per poter uscire a testa alta o almeno lei così pensa dalla storia con Luca e poter ricominciare liberamente con Marco Cartasegna? Non resta che attendere che siano i diretti interessati ad uscire alla luce del sole per spiegarci come stiano davvero le cose. Intanto, proprio sui social, continuano le frecciatine tra Federica Beninca e Marco Cartasegna, lui scrive "Yo talk, i live", lei risponde, i fatti parlano da soli.